per parlare di quello che accade nel mondo. I giornalisti italiani fanno finta di nascondere il voto in Austria, il voto in Francia, il voto in Germania, il voto negli Stati Uniti, le folli sanzioni contro la Russia. La parola a Giancarlo Giorgetti. Qualcuno si chiederà perché sotto questo diluvio per 5 minuti parliamo di esteri. Semplicemente perché noi siamo convinti che Matteo Salvini sarà il futuro Presidente del Consiglio, e ne sono convinti anche in Russia e negli Stati Uniti, in Israele e in Austria. Perché vedete, all'inizio ci prendevano in giro, scrivevano che andavamo in Russia e Salvini incontrava Putin perché Putin ci riempiva di finanziamenti alla Lega. Non è arrivato un rublo e siete voi che dovete aiutarci. Qui abbiamo quello che dovete fare col vostro telefonino, 499-123, altro che i rubli di Putin. Putin ci piace semplicemente perché è un russo, perché ha restituito identità alla sua Russia, ha ricostruito la sua cultura, la sua tradizione. E così i nostri amici per il mondo ci piacciono perché sanno quello che è l'interesse per il proprio popolo. E il solo fatto di difendere l'interesse del proprio popolo li tacciano di populismo. Ma che cos'è il populismo oggi, nel 2016? È semplicemente avere idea di quelli che sono gli interessi dei tuoi cittadini, della tua gente, e non delle lobby, e cercare di portare al governo in tutti i paesi per via democratica il popolo e la sua sovranità. E la battaglia in Austria, come in Francia, come negli Stati Uniti, sarà esattamente questa: il popolo avrà la possibilità di andare al governo, sì o no? E se un consiglio noi possiamo dare a Trump è semplicemente quello di stare attento al voto postale, perché sicuramente gli americani come gli austriaci faranno la loro scelta. Bisogna stare attento a quello che succede dopo. Ma noi siamo gli unici sinceri democratici. I nostri amici saranno pure populisti, ma sono gli unici sinceri democratici. Pensate cosa sarebbe successo se invece che vincere il signore verde massone con il voto postale avesse vinto Andrea Sofer con il voto postale. 2 settimane di tormento gridando contro quella che è la democrazia. Noi rispettiamo tutti e siamo convinti che i nostri amici per il mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, con la democrazia riporteranno il popolo al governo, come pure in Italia, nonostante la riforma di cui ha parlato Roberto.